Benvenuti nel nuovo episodio del nostro podcast, oggi dedicato al benessere e alla cura di sé. L'estate porta con sé molte aspettative di relax e di divertimento, ma può essere anche una notevole fonte di stress. Per gestire lo stress durante le vacanze estive è importante pianificare con cura, stabilire quali siano le priorità e imparare a delegare i compiti. Trovare momenti di tranquillità durante la giornata, praticare meditazione o yoga e concedersi pause rigeneranti possono aiutare a mantenere la nostra calma e la serenità. Tema 2. Mantenimento di una routine di cura di sé. Durante l'estate, con le giornate più lunghe e il clima più favorevole, potremmo anche essere tentati di trascurare un pochino la nostra routine di cura di sé, o no? Tuttavia, rimane importante prendersi cura di sé in modo equilibrato, seguendo una dieta sana, per esempio. Ecco, sono cose fondamentali per il nostro benessere fisico ed emotivo. Inoltre, dedicare del tempo alla cura dei capelli, della pelle, insomma, del nostro corpo può aiutarci a sentirci bene e anche a mantenere una positiva immagine di noi stessi. Il riposo e il relax durante i mesi estivi sono cruciali, anzi fondamentali, per rigenerare mente, corpo e spirito. È importante trovare i momenti per staccare la spina, godersi il silenzio della natura, oppure leggersi un buon libro, o praticare hobby rilassanti per ricaricare le batterie, recuperare energie e ridurre lo stress accumulato. Dare importanza al sonno di qualità, oppure crearsi una routine rilassante serale, o ancora concedersi pause durante la giornata. Ecco, sono tutti modi efficaci per favorire il riposo e il relax durante l'estate. In conclusione, dedicarsi al summer self-care è fondamentale per mantenere l'equilibrio mentale ed emotivo anche d'estate. Gestire lo stress e mantenere una routine di cura di sé e concedersi del riposo e del relax sono passi molto importanti per prenderci cura di noi stessi in modo olistico. E allora non mi resta che augurarvi un'estate piena di serenità, equilibrio e benessere. Grazie per aver ascoltato la rubrica di Zia Terry, noi ci sentiamo al prossimo episodio.